seconda edizione di Una Nuova Dimensione. Qualcuno di voi c'era anche l'anno scorso? Ricordate che l'anno scorso avevamo chiuso con la formula del film Una Nuova Dimensione, questo documentario di Don Storelli in latte, no? Io sono un altro te stesso, che questo saluto che viene dato a tutte le persone che si incontrano, come dice la Bhagavad Gita, benedici ogni persona che incontri sul tuo cammino, quindi sono formule che in realtà sono molto simili. L'anno scorso ci siamo proiettati verso l'esterno nella ricerca di questa nuova dimensione, quest'anno vorremmo fare il percorso diverso, cercarla e crearla dentro di noi, quindi un po' il rovescio, l'opposto di quello che si è fatto l'anno scorso, ma l'opposto è quello che a livello di divenire permette il movimento. Se non ci fosse l'opposto, se non ci fosse lo specchio, se non ci fosse il doppio, difficilmente ci sarebbe la potenzialità. E per rappresentare questa apertura verso una nuova dimensione, ma che è un occhio verso l'interno, se me lo permettete vorrei leggervi un passo piccolissimo dell'Opera Nero, della Yursenarlo. È un passaggio che io trovo sconvolgente, tutte le volte che lo leggo se ne percepisce la grande poesia, ma anche la grande intelligenza, la vera intelligenza, quella che spesso nell'altra dimensione viene un po' meno. È ovviamente Zenone, questo personaggio che è una crasi tra Giordano Bruno, tutti i grandi alchimisti, tra il 1300 e il 1600 sono stati concentrati in questa figura. Lui va a passeggiare e una mattina, durante una delle sue passeggiate, una circostanza insignificante e quasi grottesca lo fece riflettere e ebbe su di lui un effetto paragonabile a quello di una rivelazione che illumini un devoto su qualche santo mistero. Era uscito dalla città all'alba per recarsi dove cominciano le dune, portando con sé una lente che aveva fatta costruire dietro precise indicazioni da un occhialaio di Bourges e che gli serviva ad esaminare da vicino le radichette e i semi delle piante raccolte. Verso mezzogiorno si addormentò, coricato dente a terra in una buca nella sabbia, con la testa sul braccio. La lente cadutagli di mano giaceva sotto di lui su un cespuglio secco. Al risveglio credette di scorgere sul proprio viso una bestia straordinariamente mobile, insetto, mollusco, che si muoveva nell'ombra. Era di forma sferica. La parte centrale d'un nero brillante e umido, circondata da una zona bianca piuttosto opaca o tendente al rosa. Una frangia di peli sui contorni spuntava da una corazza molle e bruna, striata da screpolature e amata. Una vitalità quasi spaventosa animava quella cosa così fragile. In un attimo, prima ancora che la sua visione potesse formularsi in pensiero, che bello, c'è solo questo passaggio, no? La visione che si formula in un pensiero, riconobbe in ciò che vedeva il proprio occhio, riflesso e ingrandito dalla lente, dietro a cui l'erba e la sabbia formavano un foglio di stagno, come quello di uno specchio. Si alzò, tutto assorto. Se sentite la meraviglia, la poesia, si era colto nell'atto di vedere. Sfuggito alla banalità delle prospettive abituali, aveva guardato da presso l'organo piccolo, enorme, vicino, benché strano, vivo, ma vulnerabile, dotato di una potenza imperfetta e pur prodigiosa, da cui dipendeva per vedere l'universo. Non c'era nulla di teorico da trattare da questa visione, che stranamente accrebbe la conoscenza che aveva di sé, come la pure la nozione dei molteplici oggetti che compongono il sé. Come l'occhio di Dio in certe stampe, quell'occhio umano diventava un simbolo. L'importanza era di raccogliere il poco che sarebbe filtrato dal mondo prima della notte, di controllarne la testimonianza e possibilmente di correggere gli errori. In un certo senso, l'occhio controbilanciava l'abisso. Io lo trovo straordinario, leggetelo, cercatelo. È un passaggio che ci fa vedere come delle cose che noi
vediamo, che sono qui, che sono tangibili, perché è vero che noi cerchiamo una nuova dimensione, ma ora siamo qui che respiriamo tutti insieme, siamo qui che viviamo tutti insieme, ecco, un qualcosa ci può rivelare un altro modo di vedere, ci può far cogliere nell'attimo dell'osservare. E per questo abbiamo invitato, ed è un grande onore averlo qui con noi, Paolo Franceschetti, avvocato, docente di materie giuridiche, ma soprattutto un grande ricercatore. Il ricercatore è colui che guarda e che spesso sa guardare in un modo diverso, che quindi si mette in discussione nell'atto di vedere, come ha fatto il nostro buon Zenone. Di cosa ci parlerà? Poi cedo subito la parola. Ci parlerà in realtà del significato delle parole, a mio avviso. È un po' il sunto che ho tratto leggendo il suo libro, la sua prima fatica, che è sulle religioni, messo vestito per far andare quel libro. E ci parla di quella sottile ma immensa e profonda differenza che c'è tra la religione e la spiritualità, che in realtà dovrebbero coincidere come termini, ma che nell'applicazione pratica tendono a esistere su piani potenzialmente opposti, quasi lo yin e lo yang cinese, il versante oscuro e il versante chiaro di una medesima montagna. È come se la religione fosse un uomo che si mette, che si pone in cima a un monte e guarda verso il basso. La spiritualità è un respiro che si pone al piedi della montagna e guarda l'infinito del cielo. In realtà la montagna è la stessa. Il modo di porsi nei suoi confronti, nei confronti di tutto ciò che lo circonda, è immensamente diverso. La spiritualità unisce, la religione purtroppo tende a dividere. La spiritualità ammira il sacro, la religione guarda il credo, ma soprattutto, come mi disse un maestro taoista della scuola di Mazu, il simbolo appartiene allo spirituale, il rito alla sfera del religioso. E quindi su questa riflessione che mi fece molto pensare, vi invito ad accogliere con un grandissimo applauso Franceschetti, che ci illuminerà. Allora, intanto cominciamo con dire una cosa, che una conferenza sull'argomento che stiamo per proporre fino a 30-40 anni fa era impossibile. Due o tre secoli fa, per gli stessi contenuti, ci avrebbero messo a rogo, e per i contenuti che oggi sto per dire sono morte centinaia di migliaia di persone. Nel XIII secolo la Chiesa Cattolica fece una crociata contro i catari, rei unicamente di aver contestato l'autorità papale e detto che i papi e i vescovi e i cardinali erano troppo corrotti e il messaggio di Cristo non era quello, e che contrastava col messaggio di povertà e di umiltà e semplicità che Cristo aveva portato. Beh, solo per dire questo e altre cose, ma questa era la cosa fondamentale che faceva paura al potere, vennero massacrati a centinaia di migliaia in tutta Europa. Anche nella mia città, che è Viterbo, ci fu uno sterminio, un massacro in massa dei catari. Fino al 1965, fino al Concilio Vaticano II, addirittura non era possibile affermare che tutte le religioni hanno pari dignità, perché chi lo affermava era reo di scomunica, di biasimo, eccetera. Solo il Concilio Vaticano II finalmente afferma una cosa, che tutte le religioni, compreso l'intollerantissimo Islam dal VI secolo, affermavano. L'Islam lo affermava dal VI secolo, cioè dal Corano, perché c'è un versetto del Corano apposito che dice quello che sto per dire, cioè che tutte le religioni hanno pari dignità e sono una strada per arrivare a Dio. Nel Corano c'è scritto:
se Dio avesse voluto una sola strada per arrivare a lui, ne avrebbe fatta una. Se ha permesso che esistano tante religioni sulla terra, probabilmente ha pensato che più fossero le strade possibili, e quindi che tutte in qualche modo, purché il fine, la vetta sia unica per tutti, siano tutte strade valide. Quindi il Concilio Vaticano II, quindi solo nel 65, afferma questo principio. E pensate che fino al 1965 per un fedele non era neanche possibile leggere la Bibbia comprandola in libreria, perché era vietato ai fedeli leggere la Bibbia e il Vangelo. Ora, qualcuno di voi che è già nato molto prima del 65 forse si ricorderà di averne letto qualcuna anche prima, ma se l'avevate letta prima era solo perché i protestanti dal 1500 avevano permesso questo. Ci fu lo scisma nel 1500 e dal 1500 in poi, grazie a Martin Lutero, è stato possibile nel mondo leggere la Bibbia e i Vangeli, perché fino a quella data non era possibile. E comunque nei paesi di area prevalentemente cattolica non era possibile. Quindi la gente veniva tenuta all'oscuro, nell'ignoranza, non solo di quel che riguardava le altre religioni, quindi l'Islam, il Induismo, eccetera, su cui sapevamo solo quello che veniva filtrato tramite i poteri costituiti, ma non era possibile neanche leggere direttamente i nostri testi sacri, quelli della nostra tradizione cattolica, farsi delle domande. Addirittura fino, non mi ricordo fino a che data, comunque fino al 1600-1700 c'era proprio la scomunica per chi leggeva i testi sacri direttamente. Nel 1500 ci fu un famoso prete, William Tyndale, che venne messo a rogo solo per aver tradotto la Bibbia in inglese. Quindi questa era la situazione con cui era possibile fare una ricerca spirituale, una ricerca religiosa. Quindi ecco perché la maggior parte della gente è cresciuta e cresce con l'idea che la religione sia una cosa negativa. In realtà la religione dovrebbe essere, ed è, un tentativo di spiegare i misteri della vita e della morte. Quindi in questo senso ogni religione dovrebbe essere guardata favorevolmente. Poi, dal momento che le religioni sono fatte da uomini e l'uomo è persona dura e imperfetto, c'è qualche imperfezione necessaria in ciascuna religione e siamo noi che dovremmo fare una continua ricerca. Una ricerca che però era impossibile fare fino appunto un po' di decenni fa. Quindi oggi io ho potuto scrivere questo libro sulle religioni, che è un libro dal contenuto unico, nel senso che non esiste un altro libro uguale per ora, per contenuti, semplicemente perché in passato non era possibile scrivere veramente di religione. Cioè, che significa scrivere veramente di religione? Significa domandarsi dell'Islam, no, non in quale anno fu scritto il Corano, quali sono le divisioni wahabiti, gli sciiti, eccetera, no, cosa mangiano, cosa non mangiano, in quale secolo sono stati introdotti gli hadith di Maometto, l'induismo quando nasce, quando si propaga, quanti sono oggi gli indu... Questo è quello di cui parlano i libri di religione in genere, dati. In realtà la cosa più importante che dovrebbe fare una religione è spiegare perché viviamo, quindi dare un senso alla vita, perché moriamo, e poi se c'è qualcosa oltre a questa realtà materiale e tangibile che noi possiamo toccare con mano. Quindi esiste l'anima, e che funzione ha l'anima? Si può credere o meno alla reincarnazione? Queste sono le domande a cui una religione dovrebbe rispondere, e una ricerca religiosa dovrebbe mirare a questo, soprattutto dovrebbe mirare a dare un senso alla vita. Quindi dovrebbe dare una risposta alla domanda che ci stiamo a fare su questo mondo, e possibilmente dovrebbe anche permettere alla persona di essere più felice qui, subito, da oggi, non in un'altra vita, perché comunque ci è stata data questa vita e la stiamo vivendo giorno per giorno, e viverla nell'infelicità c'è un qualcosa di naturale. L'uomo per naturalezza dovrebbe tendere alla felicità, eppure
la maggior parte delle idee religiose che ci vengono inculcate non mira alla felicità dell'individuo. Allora, a questo punto io ho cominciato a fare una ricerca religiosa. Perché? Perché io per anni mi sono occupato come avvocato di crimini, delitti, sette esoteriche. Sono stato avvocato dei capi delle cosiddette bestie di Satana. Mi sono occupato e sono implicato in vicende processuali che riguardano il mostro di Firenze. Quindi mi ero accorto che c'è una immensa manipolazione mediatica che punta a dare notizie false su tutti i principali fatti di cronaca. Yara Cambirasio, Sara Scanzi, eccetera. Bestie di Satana, Mostro di Firenze, Meredith. Sono tutte false le notizie che ci vengono date. Se noi aggiungiamo a questo dato che io ho scoperto negli anni e che è descritto nei miei primi tre volumi, Sistema Massonico e Ordine della Rosa Rossa, se noi aggiungiamo a questo dato una continua e totale manipolazione in materia politica, l'abbiamo capito che in politica ci prendono per il culo, insomma penso che nessuno di voi che è qua dubiterà del fatto che abbiamo capito che nessun politico mira ad abbassare le tasse, a farci star bene, stanno mirando a distruggere l'economia italiana. Perché? Ma non solo italiana, europea. Perché? Questo non ci viene spiegato. Ma a un certo punto mi ero accorto che c'era proprio una manipolazione su un piano molto più sottile, molto più grave, che è la manipolazione spirituale. Cioè, mi spiego, in TV noi sentiamo parlare di calcio, sentiamo parlare di sesso, sentiamo parlare di un po' di tutto, però non sentiamo mai parlare di religione, ma veramente di religione. Non invitano mai un imam, un islamico a dire, ma intendiamoci, non un islamico di quelli che tagliano le teste, che sono una minoranza, un islamico che ama l'Islam, che ama Allah, a dire, ci dici che cosa dice la tua religione esattamente? Chi era Maometto realmente? Lo sappiamo? No, perché non ci viene detto. Non ci viene mai chiamato un monaco buddista a dire la sua pace, la serenità che emana dal suo volto, da che cosa è dovuto? Chi era Buddha? Che cosa fa lei? Potrebbe consigliare il buddismo alle persone che ascoltano per rendere la loro vita più felice? Parlando di Islam e di buddismo, magari parlo di una religione che non c'è congeniale, ma ci sono dei mistici cristiani. Un padre Pio, per esempio, che aveva fatto convertire non si sa quante migliaia delle persone che andavano verso di lui, perché non era mai stato intervistato, all'epoca vabbè, non c'era la TV, ma comunque, perché non era mai stato intervistato su un giornale per bene, per fargli spiegare cosa trovava lui in Dio, come poteva una persona avvicinarsi a Dio, come poteva essere più felice grazie a una visione spirituale della vita? Perché non gli hanno mai chiesto qual era la sua concezione della vita, della morte, che ci stiamo a fare su questa terra? Perché moriamo? La morte è un altro dei grandi assenti dei temi, dei vari temi sulle TV e sui giornali. Noi abbiamo una vita in cui non abbiamo di certo nulla, no? Non sappiamo se staremo a lungo col nostro compagno. Chi non ce l'ha non sa se starà, se troverà un compagno, una compagna. Abbiamo un'azienda, abbiamo un lavoro, non sappiamo se lo manterremo, non sappiamo quanto vivranno i nostri genitori, non sappiamo nulla di nulla. L'unica cosa certa che noi sappiamo è che moriremo, ed è l'unico argomento che non viene mai trattato. Eppure ci dovrebbero abituare alla morte, ci dovrebbero dire guarda che un giorno il tuo partner che tu ami tantissimo lo perderai, e allora prepariamoci ad affrontare questa perdita per affrontarla al meglio, perché quando un domani il nostro partner sarà sul letto di morte potremo anche dirgli qualcosa di positivo e potremo magari aiutarlo nel trapasso, se lo vedremo che per una malattia, per vecchiaia, per altri motivi se ne starà andando, e noi forse staremo meglio perché avremo fatto una lunga preparazione a questo evento assolutamente naturale che è la morte. Eppure non ci viene mai fatto questo. Quindi mi sono accorto che c'era proprio una manipolazione spirituale nella società. Che significa manipolazione spirituale? Significa che quindi tutto ciò che è spirito, tutto ciò che è diverso dal corpo e dalla materia, non viene mai trattato. Quindi non si parla mai di Dio in TV, non si parla mai di anima, non si parla mai di nulla che abbia un che di spirituale.
Ogni tradizione religiosa, poi, ogni tradizione spirituale ha, porta con sé una serie di mezzi che servono per elevarci spiritualmente, cioè servono per avere cognizione del divino, cioè servono per sentirlo Dio, perché sapete, la serata di oggi si chiama, cioè il titolo che abbiamo dato, il concetto di Dio nelle varie religioni, e fra poco ne parleremo, ma Dio non è un concetto. Dio o lo si sente o non lo si sente, non c'è via di mezzo, e è inutile leggersi Hans Kung, esiste Dio, 1000 pagine illeggibili, poi, cioè la terza pagina già si fatica ad arrivarci perché uno si addormenta su quel libro. 1000 pagine per dire se esiste Dio, ma guardate che non c'è bisogno di 1000 pagine per capire, per sentire se lo sentiamo o no Dio, è sufficiente metterci in meditazione. Meditiamo, riflettiamo, stiamo in silenzio e dopo un po' si sente. È molto semplice, è quello che hanno fatto tutti i mistici cristiani, tutti i mistici sufi dell'Islam, tutti i mistici kabbalisti, gli induisti, i buddisti, questo fanno, si mettono in meditazione. Dopodiché lo sentono o non lo sentono. Però magari, come è capitato di Stefania qualche giorno fa, stavamo in un monastero buddista e c'era un monaco che non credeva né in Dio né nella reincarnazione, tuttavia se sente questo medico in meditazione, sente che c'è qualcosa che va oltre la materia, questo lo sente bene, non lo chiama Dio, ma comunque sempre è un qualcosa di simile, è un qualcosa che, cioè, sta oltre, c'è qualcosa oltre quello che noi vediamo con i sensi. È un concetto molto semplice ed è un concetto che per 2000 anni la Chiesa Cattolica ha combattuto, perché per 2000 anni non ci hanno mai detto nulla sul fatto che esiste una tecnica che è praticata in tutte le tradizioni religiose e spirituali, che è la meditazione, ed è una tecnica che praticava anche Gesù. Gesù Cristo, c'è scritto espressamente nei Vangeli, che va per 40 giorni nel deserto, e che va a fare nel deserto? Va a meditare nel deserto, va per stare da solo e mettersi in profonda meditazione per prepararsi a quello che poi sarà la sua cosiddetta vita pubblica. Quindi conosceva bene la meditazione, eppure non si parla mai di questo. Non c'è mai una trasmissione che parli dei benefici della meditazione sulla mente e sul corpo, eppure ci sono studi scientifici che dimostrano come praticando la meditazione regolarmente si hanno una serie di effetti positivi, addirittura sui trigliceridi, sul colesterolo, non parliamo degli effetti mentali, una serie di effetti positivi proprio sul fisico e sulla mente e sullo spirito, quindi, perché con la meditazione si comincia a percepire qualcos'altro. Quindi, studiando un po' le varie tradizioni religiose, mi sono accorto che in effetti la meditazione è in tutte le tradizioni religiose tranne nel cattolicesimo, non nel cristianesimo, guardate bene, perché i cristiani, quelli veri, quindi parlo di, ad esempio, nei secoli di Sant'Agostino, di Meister Eckhart, di Hildegard von Bingen, di santi e sante cristiani, praticavano la meditazione sempre. Padre Pio raccontano che stava in preghiera, e quindi la preghiera è una forma di meditazione, è una delle tante forme possibili di meditazione, quindi Padre Pio stava ore in preghiera, in silenzio. Quindi in tutti i tempi, tutte le tradizioni si è fatta questa pratica, eppure in TV noi non ne sentiamo mai parlare. Vediamo pubblicità di tutti i tipi, pure dei preservativi, ma avete mai visto la pubblicità di un materassino da meditazione? Non dico che poi non si debba pubblicizzare la meditazione insieme, ma la pubblicità di un materassino da meditazione di nuova concezione, o no, neanche addirittura i prodotti che sono collegati alla spiritualità possono in qualche modo essere veicolati. Quindi c'è tutta un'oggettistica, no? Legata alla ritualistica, che troviamo su riviste olistiche oppure su riviste di settore, ma comunque mai su riviste come l'Espresso, Panorama, eccetera. Addirittura quindi sparisce tutta la pubblicità relativa
alla parte, diciamo, economica, materiale delle discipline spirituali. Ma poi, sapete, io mi sono occupato anche di, appunto, di delitti, di società segrete e di omicidi per anni, quindi è come se mi fosse rimasta una certa deformazione professionale anche nello studio religioso, no? E quindi a un certo punto mi è saltata pure agli occhi una certa cosa, cioè cosa? Che tutti i maestri spirituali in tutti i tempi sono stati tutti assassinati. Cristo, lo sappiamo, l'hanno assassinato nel modo in cui ci racconta, ma pure Buddha fu avvelenato, eppure Maometto fu avvelenato. E poi, se noi conosciamo i leader spirituali più importanti anche dell'era contemporanea, pensate a Gandhi, un leader spirituale come quello viene assassinato, e Martin Luther King, un altro leader che aveva forti istanze spirituali, viene assassinato. E poi ci sono grandi maestri spirituali come Osho, come Steiner, come Yogananda. Ora molti di voi magari non l'avranno mai sentito, ma sono persone che hanno lasciato un'eredità di milioni di seguaci in tutto il mondo, e hanno lasciato un'eredità di centinaia di libri spirituali per chi vuole approfondire la cosiddetta scienza dello spirito, e sono morti tutti avvelenati. E allora ho detto, no, scusate, ma qui c'è qualcosa che non va. Com'è possibile che muoiano tutti ammazzati? Un Maometto come un Cristo come un Buddha, a chi danno fastidio? Finché uno, Cristo, vabbè, ci raccontano che sono stati gli ebrei insieme ai romani, ce l'hanno raccontata in un certo modo e vabbè, ci stiamo. Ma Buddha a chi dà fastidio, che andava in giro a mendicare e a praticare, a predicare la meditazione? E Maometto, evidentemente a qualcuno dava fastidio se hanno dovuto eliminarlo in quel modo. E allora ho cominciato una ricerca di altro tipo, una ricerca che potremmo definire una ricerca della verità. Cioè mi sono detto, se c'è qualcosa di vero nelle varie religioni, se c'è un messaggio che è valido per tutti i tempi e per tutte le popolazioni, questo qualcosa deve essere unico per tutte le religioni. Cioè, al di là degli aspetti formali, mangiare una cosa o non mangiarla, festeggiare il sabato o festeggiare la domenica o il mercoledì, pregarsi in ginocchio, pregare in ginocchio o pregare in piedi o seduti, al di là di differenze formali, dal punto di vista però sostanziale, sono andato alla ricerca, diciamo così, del punto di unione, di quel messaggio, di quel contenuto uguale in tutte le religioni, che potesse essere un contenuto condiviso, per vedere se c'era. Perché mi sono detto, se c'è una verità, una deve essere, e se ogni religione ha colto almeno una parte della verità, e non tutta, ma comunque qualcosa di uguale lo dovranno pur dire. In alcuni punti, alcune cose dovranno combaciare tra induisti, buddisti, islamici, ebrei e cristiani. Questa è stata quindi la ricerca del libro che ho fatto, e con mia grande sorpresa poi ho scoperto negli anni che infatti alcuni contenuti, nonostante quello che ci hanno invece raccontato, sono effettivamente identici in tutte le religioni. Allora, ad esempio, che cosa ci avevano raccontato? Partiamo da Dio, sul concetto di Dio. Che ci avevano raccontato dell'induismo? Ma che gli induisti sono, insomma, quattro straccioni che adorano delle vacche, che sono sacre. Noi invece siamo molto più evoluti, perché non adoriamo certo degli animali come una vacca. Sono politeisti, adorano dei come Dio Scimmia, dei minori. Questo è quello che ci hanno raccontato gli induisti, è una religione politeista. E il buddismo che ci hanno raccontato? Mia madre, io ho una madre laureata in teologia, e mi ha detto spesso, ma il buddismo è la religione del nulla, loro predicano il nulla e sono atei, perché non credono in Dio? Questo me l'avevano raccontato fino a 30 anni, insomma, fino a 25. Poi non parliamo degli islamici e degli ebrei. Questi credono in Dio, ma insomma Allah è il Dio vendicativo che permette di sgozzare le persone, insomma sapete quello che ci raccontano dell'Isis, no? E invece il Dio degli ebrei, beh, gli ebrei sì, è lo stesso Dio dei cristiani, questo lo ammettono, ma poi
questi ebrei non hanno riconosciuto Cristo che è il vero Messia e quindi sono andati un po' in decadenza rispetto all'essere una religione veramente evoluta. Ecco, questo era sommariamente il messaggio che mi era stato tramandato anche nei corsi di catechismo che avevo fatto, eccetera. A 18 anni ho pure frequentato una scuola di teologia perché comunque avevo questa istanza di capire sempre meglio il mondo spirituale e Dio, ma devo dire che l'unico effetto delle lezioni di teologia era che mi addormentavo e alla terza volta che ho dormito tutta la volta ho detto forse non fa per me la scuola di teologia, quindi me ne sono andato, insomma. Bene, invece è tutto falso questo, cioè nel senso che Dio è Dio per tutti e è lo stesso Dio per ebrei, induisti, buddisti e musulmani. Questa è stata una grossissima scoperta. Allora, innanzitutto gli induisti non sono affatto politeisti. Gli induisti credono in un Dio unico, che è il Brahman, che è ovunque, che permea tutto, tutte le cose, tutti gli esseri, dall'animale più piccolo, più insignificante, alle rocce, agli esseri umani. Quindi Dio, il Brahman, è ovunque. È vero che adorano Vishnu, Krishna, la Dea Kali, ma queste sono solo manifestazioni esteriori, aspetti, diciamo così, della divinità. La divinità si manifesta, Dio si manifesta talvolta nelle nuvole, nei tuoni, nei fulmini, nel vento, ed è possibile percepirlo in questi fenomeni talvolta quando stiamo in meditazione. Quindi la Dea Kali non è una dea da adorare, è uno degli aspetti con cui l'uomo può adorare uno degli aspetti della divinità, anche perché l'uomo, si ritiene, è limitato ed è imperfetto per sua natura, quindi non riesce a concepire un fenomeno così grande come quello di Dio e allora è costretto ad adorarlo in un suo aspetto puntuale, piccolo. Guardate, non è diverso da quello che dicono i cristiani per i vari santi. Si dice che il cristianesimo è una religione monoteistica e poi abbiamo San Gennaro, Sant'Eutizio, cioè abbiamo il culto di Sant'Eutizio a Viterbo, Santa Rosa da Viterbo, una festa gigantesca, mega galattica per questa santa che nessuno conosce perché è morta a 18 anni e per giunta predicava contro i catari, quindi ha partecipato allo sterminio dei catari viterbesi, quindi diciamo, ha contribuito allo sterminio di una gran massa di persone, che quanto sia poi conforme al messaggio d'amore di Cristo, francamente me lo dovrebbero spiegare i cultori del culto di Santa Rosa, però tant'è. Quindi, e infatti cosa dice il cristiano? Ma io non è che adoro San Gennaro, è che San Gennaro era una persona molto vicina a Dio, in contatto con Dio, e quindi adorando San Gennaro è come se adorassi indirettamente Dio. Vero o no, ci possiamo stare o no, ma è la stessa cosa degli induisti. Che se ne voglia, che non piaccia ai cristiani, è lo stesso concetto degli induisti, con una differenza, che molti cristiani non la sanno questa cosa, quindi non sanno che adorando Santa Rosa in realtà indirettamente dovrebbero adorare Dio, ma invece gli induisti hanno ben presente questo concetto. Inoltre, nell'induismo c'è una scienza che è completamente sconosciuta all'Occidente e è la scienza dell'unione con Dio, cioè c'è una scienza, uno studio di come ci si può avvicinare a Dio. Ed ecco lo yoga. Quello yoga che a noi in Occidente viene tramandato come se fosse una disciplina per stare bene in forma, per diventare un po' sciolto, un po' più dinoccolati, in realtà è una vera e propria scienza in India. Yoga significa unione e, per la precisione, unione con Dio. Quindi lo yoga è un modo con cui il fedele cerca la comunione con Dio. E infatti ci sono vari tipi di yoga che sono adatti alla diversa personalità del soggetto. Ad esempio, la persona a cui piace studiare, che è molto razionale, molto mentale, praticherà prevalentemente lo inana yoga, cioè lo yoga dello studio, studiando certi testi, meditando su certi testi, si faciliterà il suo ricongiungimento col divino. Poi abbiamo il karma yoga, cioè la persona a cui piace lavorare, che non riesce mai a stare ferma, che non riesce a meditare,
che cosa deve fare? Deve trasformare il lavoro quotidiano, le azioni quotidiane, in un contatto con Dio, ricordandosi che ogni azione che noi facciamo, se Dio esiste, ogni azione è sostanzialmente in qualche modo un'emanazione del divino. Anche stare qui in questa conferenza e parlare, anche prendere una penna e scrivere. Quindi il Karma Yoga non è altro che una scienza in cui ti insegnano a ricordarti che in ogni azione e in ogni cosa che si fa ci si unisce a Dio e si può essere in contatto con Dio. In realtà non è niente di più e niente di meno anche di quello che facevano i monaci benedettini con loro ora et labora. Il monaco benedettino, diceva San Benedetto, deve ricordarsi di Dio in ogni momento e il lavoro è un modo per unirsi a Dio. Poi il monaco a cui piace lavorare sempre, lavori sempre. Il medico, che invece preferisce la meditazione tenderà prevalentemente a meditare per entrare in contatto con Dio, ma il concetto è lo stesso. È un po' il concetto, mi si perdoni una cosa, non è una lode dell'Opus Dei, che è un'organizzazione settaria, secondo me anche molto pericolosa, però di fatto è quello che insegnano in teoria nell'Opus Dei, cioè il lavoro come modo per servire Dio, cioè non lo servo facendo la suora o il prete, ma lo servo nella famiglia e col mio lavoro. Come concetto va bene, è l'applicazione pratica che un pochino magari fa difetto, diciamo, a quelli dell'Opus Dei. Quindi, quindi l'induismo non solo non è politeista, è monoteista, ma anche una scienza dell'unione con Dio raffinatissima, perché loro hanno studiato per millenni come ci si può avvicinare a Dio e come percepire Dio in 10.000 modi diversi, e è espressamente sancito nell'elenco, diciamo, delle regole base dell'induismo, che tutte le religioni comunque sono un modo per avvicinarsi all'unico Dio che è di tutte le religioni. Questo è l'induismo. Poi il buddismo. Nel buddismo ci raccontano che non c'è un Dio, sono atei. Parzialmente è vero, ma non è proprio così. Buddha arriva in India e trova che, come sempre fanno gli uomini, hanno fatto carne di porco dei principi religiosi dell'induismo, e sostanzialmente l'uomo si era un po' perso in questi marasma di tipi di yoga, di vari dei, eccetera. Quindi spesso è proprio tipico dell'uomo smarrirsi poi nella teoria e nella pratica rispetto ai principi base dati dal fondatore di ogni religione. E quindi insegna la meditazione come principio base per essere felici qui, oggi e subito, e non si preoccupa di problemi teologici, ma in realtà non è che era ateo, e infatti la concezione di Dio che è meglio riassunta per il buddismo è in una parabola, in un sutra. Qui si narra che arrivò una persona a chiedere al Buddha: senti un po', ma secondo te esiste Dio? E lui rispose: ma certo che esiste. Subito dopo ne arrivò un altro e disse: ma secondo te esiste Dio? E lui disse: no, assolutamente no, ma come puoi pensare che esista? Ne arriva un terzo, gli dice: senti, io vorrei sapere se esiste Dio. E lui dice: sei disposto ad aspettare e a interrogarti? Questo disse: sì, farò quello che tu mi dici. Allora Buddha gli disse: siediti accanto a me e medita insieme a me. Meditarono ore. Alla fine della meditazione questo si alzò, ringraziò e disse grazie della risposta. Allora il discepolo preferito di Buddha, Ananda, gli si avvicina e disse: ma scusa, hai dato tre risposte diverse. A uno gli ha detto sì, all'altro gli ha detto no, e all'altro gli ha detto non si sa che gli ha detto, perché se n'è andato senza, cioè ringraziandoli, ma non siamo rimasti così senza sapere la risposta. E lui gli disse: Dio non è un concetto, Dio o si sente o non si sente. Il primo voleva delle conferme dell'esistenza di Dio e io gliel'ho dato, il secondo voleva delle conferme dell'inesistenza, il terzo voleva solo sentirlo e io gliel'ho fatto sentire.
Allora, chi dice che il buddismo è una religione senza Dio ovviamente sbaglia, perché non è così. Solo che il buddismo ti dice, riesci a sentirlo questo Dio? Sentilo. Non lo senti? Non importa, però cerca di essere più compassionevole, più amorevole, pratica la meditazione e soprattutto cerca di migliorare la tua vita oggi, subito, e di essere più felice. Indipendentemente dal fatto che tu senta o no Dio, perché quello non è per tutti. Questo è il messaggio fondamentale del buddismo. E poi abbiamo cristianesimo, islamismo ed ebraismo. Allora, che cosa ci raccontano? Che Allah è un Dio vendicativo, terribile, che vuole che tutti gli infedeli siano sgozzati. Poi, lasciamo perdere, sul cristianesimo più o meno do per scontato che alcuni principi di base li sappiamo, no? Il nostro invece, il nostro è un cristiano, è un, cioè un Dio comunque d'amore, compassionevole, però ovviamente è l'unico vero, gli altri sono tutti falsi. Poi è sì compassionevole e misericordioso, però insomma, cioè, tipo, se gli islamici rompono troppi coglioni bisogna andare a bombardare, perché sì, è compassionevole e misericordioso, ma fino a un certo punto, insomma, alla fine è giustificato reagire con la violenza massacrando milioni di persone perché sono loro che sono cattivi, mica noi che andiamo a massacrarli. Ecco che Bush può dire andiamo in Iraq perché Dio è con noi. Quindi loro hanno fatto 1,5 milioni di morti perché Dio che l'ha permesso, ma perché quelli erano cattivi, noi siamo i buoni, e quindi abbiamo fatto 1,5 milioni di morti giusti. Quindi il nostro è un Dio d'amore, che però l'amore lo mette insomma come cazzo gli pare, sostanzialmente, secondo diciamo chi ci comanda. Adesso poi vi leggerò alcuni passi, perché sapete, quando le parole, io posso raccontarvi quello che voglio, ma prendiamo dei brani proprio tratti da autori islamici e da autori ebrei e vediamo che concetto hanno di Dio. Leggiamoli direttamente, ve li leggerò direttamente, però alcuni concetti diciamo diamoli. Allora, intanto Maometto non era come Cristo un maestro spirituale. Cristo arriva in Palestina e comincia a predicare l'amore e comincia a dare un certo messaggio, ma lui se lo poteva permettere perché era un maestro spirituale. Ecco perché porgi l'altra guancia, ed ecco perché ama il prossimo tuo come te stesso e ama il tuo nemico, dice lui. Maometto non poteva dare questo messaggio di estrema tolleranza e amore perché era un condottiero militare, cioè lui aveva un esercito ai suoi ordini e doveva andare in guerra. Però tutta la storia di Maometto dimostra in tutto il suo svolgersi un continuo perdonare i nemici, una continua pietà per i nemici, arriva addirittura a perdonare e a lasciare in vita un nemico che gli aveva ucciso la figlia, e lo portano al cospetto e lui la lascia in vita, lo lascia in vita. Allora, inoltre, questo per quanto riguarda il comportamento di Maometto, ma dal punto di vista proprio della concezione di Dio, la cosa che bisogna capire è che Maometto non vuole fondare una vera religione. In realtà Maometto, diciamo così, aderisce alle idee ebree e cristiane, ritiene che Cristo sia un grande maestro spirituale, ritiene che però non siano state lasciate delle regole scritte da poter seguire. E questo è vero, in effetti, perché noi abbiamo i Vangeli, ma i Vangeli sono la trasposizione, il racconto, diciamo, della vita di Gesù, non è un insieme di regole per i fedeli. Maometto, quindi, pur riconoscendo le autorità dei Vangeli, mette per iscritto una serie di regole, che è una cosa diversa dalla vita, quindi, di Gesù. Ma lui riconosce che Gesù è un grande maestro spirituale, anzi, addirittura, Maometto ripete spesso che Cristo era superiore a lui. Perché, infatti, alcuni fedeli gli domandano, ma, Signore, com'è che tu non fai mai troppi miracoli, come invece li faceva Cristo? E lui dice, guardate, i miracoli non servono a convertire le persone al culto di Dio. Non c'è riuscito Cristo, e guardate cosa hanno fatto del suo messaggio, e quindi non è quello che io voglio fare. Quello che io voglio fare non è convertire le persone tramite i miracoli.
Non solo, poi dice anche, in più di un'occasione, Cristo era un vero maestro spirituale, io no, io sono un condottiero, sono fallibile, lui era infallibile, io ricevo i messaggi da Dio, detto le regole che mi detta Dio al mio popolo, ma solo quello posso fare, non posso fare altro. Quindi lui non si riteneva una persona, un maestro spirituale, una persona superiore agli altri, si riteneva solo, come era, una persona che aveva il dono di ricevere questi messaggi da Dio, o meglio dall'Arcangelo Gabriele, che comunque era un intermediario nei confronti di Dio. Quindi ecco perché infatti il vero islamico conosce Cristo, conosce la Madonna, conosce questi personaggi di cui il Corano è pieno. E nel Corano c'è anche un principio assolutamente innovativo per l'epoca e che tuttora non c'è nella maggior parte delle persone che anche si dicono spirituali, e che è quello appunto dell'unità di tutte le religioni, perché c'è scritto espressamente che se Allah avesse voluto creare una sola religione ne avrebbe potuto farne una, invece ne ha fatte tante, quindi vuol dire che tutte devono essere rispettate purché portino l'uomo ad avvicinarsi a Dio. Capite quindi che quello che ci raccontano sull'Islam è assolutamente falso. Che poi ci sia una serie di fanatici che ritengano i cristiani da ammazzare, da eliminare, cioè quello, certo, c'è in tutte le religioni, ma è una minoranza e soprattutto non è il messaggio di Maometto e non è il messaggio del Corano. Poi ci sono questi ebrei, ma gli ebrei hanno in realtà lo stesso Dio dei cristiani. Cristo stesso, quando fu interrogato su questo, disse: io non sono venuto a portare un nuovo messaggio, io sono venuto solo a precisare le parole dei profeti, quindi non sono venuto a modificare la Torah. Vi do un comandamento nuovo, uno: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Uno nuovo, non cento nuovi. Cioè il Dio di Cristo era lo stesso Dio di Israele. Qui mi fermo un attimo, vi leggo alcuni passi e poi vediamo se effettivamente questo Dio di Israele è Yahweh della Bibbia oppure se fosse un altro. Perché un'altra cosa, un'altra balla che ci hanno raccontato è che gli ebrei adorano lo Yahweh della Bibbia. No, la Bibbia è un testo sacro che deve essere letto in una chiave assolutamente differente da quella letterale che ci è stata tramandata fino ad oggi, e gli ebrei sono ben consapevoli di questo. Ecco perché qualcuno di voi forse conoscerà Mauro Biglino, no? Biglino ha ragione sul fatto che la Bibbia infatti è stata interpretata, cioè è stata tradotta male, ma infatti il vero significato della Bibbia non è nel suo significato letterale, ma è in un altro significato, che poi dopo vedremo, ce ne sono vari livelli in realtà di lettura. Allora, intanto voglio cominciare a leggervi alcuni passi su Dio di mistici cristiani. Sono due o tre, non vi annoierò leggendovi chissà che, sono anche molto brevi. Alcuni poi sono anche molto belli. Questo ma perché voglio dire che cosa? Che a noi ci raccontano che comunque il Dio dei cristiani è lo Yahweh dell'Antico Testamento, ma è falso. Cioè in realtà Cristo aveva lo stesso Dio degli ebrei, ma il punto è che il Dio degli ebrei non è lo Yahweh dell'Antico Testamento. Quello è un Dio che punisce, un Dio vendicativo, un Dio geloso, è un Dio che ordina una serie di omicidi che fa impallidire anche Satana. Cioè nell'Antico Testamento voi pensate che non ci sono omicidi o morti ordinate da Satana, questo grande avversario temibile, no, del Dio cattolico. Invece ci sono milioni di morti ordinati in nome del Dio dell'Antico Testamento, di questo Yahweh, che era invece, ripeto, ben alto rispetto al vero Dio degli ebrei e dei cristiani. Allora, questo è Origene, un mistico del secondo secolo, quindi 1800 anni fa, dice: la vera natura di Dio non può essere concepita dai nostri pensieri. Se vi è qualcosa che possiamo concepire
può capire su Dio è che Egli è sempre enormemente superiore a qualsiasi cosa possiamo concepire. Egli non può essere concepito, né capito, né pensato, perché Egli è l'origine trascendente di tutto ciò. Che concetto è questo? Non è il concetto di un Dio che sta in alto e ordina omicidi, ordina. Non può essere proprio capito, figuriamoci se ne possiamo capire gli ordini, figuriamoci se possiamo capire la volontà di Dio e in nome della volontà di Dio addirittura andare ad ammazzare 1,5 milioni di persone in Iraq, come pretenderebbe Bush. In realtà questa è una concezione che è uguale a quella induista, un Dio che non può essere afferrato, compreso, che sta ovunque. Poi un altro brano di Gregorio di Nazianzo, un altro santo cristiano di molti secoli fa. Tu sei uno, ma sei anche tutti e sei nessuno. Tu hai tutti i nomi. Come ti devo chiamare? Tu sei l'innominabile. Quale mente umana può superare il velo che ti nasconde? Noi ora ti preghiamo, ma tu sei al di là di tutto, e nessun altro nome potrebbe essere il tuo. Questo è appunto il Dio di alcuni mistici cristiani, potrei ancora leggere oltre. Eppure voi pensate che alcuni mistici cristiani sono stati messi a morte e bruciati sul rogo solo per aver detto che Dio è ovunque. Una delle cose che più veniva rinfacciata a Giordano Bruno, che fu messa a rogo a Campo dei Fiori, è che diceva che Dio è anche negli animali. E questo, non solo questo, tante altre cose hanno fatto sì che lui venisse considerato un eretico da mettere a rogo. E adesso vediamo se invece alcuni passi di mistici ebraici coincidono con il Dio invece dell'Antico Testamento, vendicativo, terribile, punitivo, eccetera. Allora, questo è un brano di Isaac Luria, un cabalista. Un giorno Dio desiderò specchiarsi e creò così il tempo e lo spazio. È finito qua, non è che vi ho detto che non vi leggerò chissà che brani, sono piccoli spunti per riflettere. Leggiamo quest'altro. Se solo ascolterai, se solo aprirai il tuo cuore, inizierai a vedere che Egli vuole parlare con te. Inizierai a vedere che Egli ti sta parlando. Tutto ciò che passa attraverso la sua mente e il tuo cuore, all'interno di te e attorno a te, sono tutte sue parole. Tutto ciò che senti e tutto ciò che vedi è solo Lui. Non vi è nulla, nessuna persona, nessun altro. Tu parli sempre e solo con Lui. E questo è il suo linguaggio. L'apparenza del mondo, la sensazione della realtà, la sensazione del sé, sono tutte cose con cui il Creatore parla con te. A me non sembra lo Yahweh dell'Antico Testamento, mi sembra una concezione in cui ci dicano: guarda che Dio è anche nel nemico che c'è di fronte, guarda che Dio è anche nella persona che c'è accanto, nella persona che ami, come nella persona che magari ti sta facendo un torto, o negli oggetti materiali, anche in questo computer. Questo è un brano tratto dallo Zohar rivelato di Lightman. Adesso vi leggo invece un pezzo di Abraham Cohen, il Talmud. Si racconta che l'imperatore Adriano disse una volta a un rabbi dal nome impronunciabile, non lo dico perché non lo so leggere: voglio vedere il tuo Dio. Impossibile, rispose quello. L'imperatore insisteva e allora il rabbi lo pregò di guardare il sole. Non posso, disse l'imperatore. E il rabbi disse allora: scusa, tu ammetti di non riuscire a guardare il sole, che è solo un satellite di Dio, e quanto deve superare le tue possibilità alla vista di Dio stesso? Come farai mai a vedere Dio se non riesci neanche a vedere un suo satellite? Poi c'è quest'altra novella, questa è una piccola novella che è molto carina, tratta dai segreti dei Chassidim di Emanuele Aghini.
Allora, uno scolaro era tormentato dal dubbio e si domandava: ma com'è possibile che Dio conosca tutti i miei segreti e i miei pensieri, anche i più fugaci e indistinti? E sta cosa lo tormentava. Dice, quindi è come se io non potessi fare niente senza che... cioè non c'ho privacy, insomma. Allora per la gran pena andò a trovare il suo maestro per pregarlo di dissipare il turbamento del suo cuore. Rabbi Pinas stava in piedi accanto alla finestra e guardò il ragazzino avvicinarsi. Appena lo scolaro fu entrato e dopo averlo salutato, lo zadik, questo saggio, insomma, questo rabbi, disse: lo so, amico, ma se lo so io il tuo dubbio, come non potrebbe saperlo Dio? Ma ce ne sarebbero altri, ma mi fermo qua. Invece vi leggo alcuni pezzi su Dio nell'Islam, quindi scritti da mistici islamici questa volta. Partiamo dal Corano. Ovunque vi volgiate, lì è il volto di Dio. Corano, seconda sura. Poi vediamo un pezzo invece di Sultan Balad, il figlio di un mistico islamico, che è considerato il poeta mistico più, è più famoso nel mondo, e soprattutto è considerato da tutte le tradizioni religiose il più grande poeta mistico del mondo. Si chiama Rumi. Dio l'Altissimo dice: io sono la luce del cielo e della terra. Tutto ciò che vedete sulla terra, nel cielo, le tenebre, la luce, la vita, la bellezza, considerate che tutto questo viene da me. In realtà tutti questi beni sono me stesso, perché il vostro sguardo non è abbastanza puro per vedere la mia bellezza senza intermediari. Allora ve lo mostro tramite forme e peli. È bellissimo questo, ma mi sembra anche molto simile a quello che dicono gli ebrei, e mi sembra anche molto simile a quello che dicono gli induisti. Vi leggo anche questi altri. Nel cuore dell'uomo che prega, Dio dice queste parole: io sono l'udito con cui odi, la vista con cui vedi, la mano con cui afferri. Questo è un detto del profeta Maometto, quindi è una frase detta da Maometto. Poi c'è un'altra. Dio diventa lo specchio in cui l'uomo spirituale contempla la sua stessa realtà, e che a sua volta diviene lo specchio in cui Dio contempla i suoi nomi e le sue qualità. Quindi in sostanza noi siamo lo specchio di Dio, siamo una parte di Dio, e Dio è lo specchio del tutto. Rumi infatti dice: quando cerchi Dio, Dio è lo sguardo dei tuoi occhi. Infatti Bush deve essere un po' mio, secondo me. Bene, 4-2 e poi basta. Una volta un discepolo interrogò il maestro Sufi Al-Allai sull'identità di Dio. Il maestro rispose: con uno spirito libero da preoccupazioni ho visto Dio con gli occhi del cuore e gli ho chiesto: chi sei? E Dio ha risposto: te stesso. Tra l'altro questo fatto, che questo brano che risale dall'Allah, mi fa pensare a una cosa. Sapete che ci dicono che l'Islam è intollerante, no? E vogliono uccidere tutti i cristiani, eccetera. In realtà fino al 1800 abbiamo un solo personaggio che viene messo a morte per eresia, e che è questo Al-Allai, che dava fastidio al potere costituito, sostanzialmente aveva troppi seguaci e quindi viene ammazzato. Però fino al 1800 non ci sono lapidazioni di donne adultere, non ci sono lapidazioni di eretici, eccetera. Solo dal 1800, cioè dal momento in cui l'Islam incontra l'Occidente e comincia a fare affari con l'Occidente, guarda caso cominciano ad essere guerrafondai, criminali, che è quello che, diciamo, che con cui
ci dipingono oggi molti islamici, e che sarebbe motivo di riflessione, di insomma, e anche di molta discussione, però chiaramente non è questo la sede, insomma. Vi leggo un ultimo passo sempre di Rumi e poi finisco, perché non voglio annoiarvi troppo. Per 30 anni ho cercato Dio, ma quando ho contemplato con cura ho scoperto che in realtà Dio era colui che cercava e io colui che era cercato. Insomma, quando uno approfondisce l'Islam o l'ebraismo o il buddismo, trova alla fine sempre le stesse risposte. Così come un messaggio centrale di tutte le religioni è l'amore. Rumi, questo poeta di cui abbiamo letto l'ultimo pezzo adesso, diceva che infatti l'unica religione universale è l'amore, tutte le altre sono il frutto di questa religione unica, universale. La stessa cosa la dicono gli ebrei. Perché gli ebrei non hanno riconosciuto Cristo? Perché Cristo predicava lo stesso tipo di messaggio che era proprio della religione ebraica. E la religione ebraica quando era nata, in realtà? Beh, se noi andiamo a guardare la storia, la religione ebraica è stata data da Mosè agli ebrei, ma Mosè non era stato iniziato e istruito in Egitto? Sì, ed era stato istruito in Egitto, ai cosiddetti misteri egizi, all'epoca del faraone Akhenaton, che era il primo faraone che istituisce il culto del Dio unico. Cioè i faraoni avevano una loro modalità di esercitare il potere, per cui c'erano le masse che non avevano accesso alla religione, diciamo, potevano solo seguirne i riti. Akhenaton, dal punto di vista storico, che cosa fa? Dice: c'è un unico Dio, tutte le religioni non sono altro che espressione dell'unico Dio, e cerca di istituire questo culto del Dio unico in tutto l'Egitto, dando questa religione alle folle, alle masse, dicendo: tutti devono partecipare e in qualche modo avvicinarsi al culto del Dio unico. Infatti viene fatto fuori, tanto come tutti quelli che cercano di innovare spiritualmente, non fa un'eccezione. Però nel frattempo, al di là di quello che succede poi in Egitto, perché ripristina i culti originari dopo Akhenaton, Mosè si forma alla corte del faraone Akhenaton e quindi aveva il culto del Dio unico, e la loro religione, quella ebraica, è la stessa religione degli egizi. Quindi in realtà c'è un'unica religione che attraversa tutte le epoche e tutti i tempi, e non a caso ci sono anche dei sutra buddisti. Ce n'è uno bellissimo, che è il sutra del buddismo che io pratico, è il sutra del loto, che dice, è un sutra del IV secolo, quindi diciamo non è un sutra originario dei tempi del Buddha, quindi nasce 6-7 secoli dopo il vero buddismo, ma è un sutra stupendo in cui Buddha dice: guardate, finora vi ho taciuto la verità, ma ora posso dirla perché i tempi sono maturi per poter dire quello che sto per dirvi. Non è vero che io come Buddha mi sono illuminato sotto l'albero della Bodhi, come raccontano a Bodhigaya, e poi ho fatto tutto un percorso di meditazione per arrivare a capire certe cose. La mia forma, la forma con cui mi sono presentato al mondo, è un espediente, è una delle tante forme che io assumo in tutte le epoche e in tutti i posti, perché quando l'umanità ha bisogno io compaio ovunque, solo che compaio con forme diverse, con insegnamenti diversi, per adattarli alle popolazioni, agli usi, ai costumi, alla cultura di quel tempo, ma sono sempre lo stesso. Che io sia Krishna, che sia Buddha, che sia Cristo, che sia uno Yahweh, no, Yahweh no, lasciamolo perdere, che è meglio, no, come ho fatto un esempio sbagliato. Mauro non sarebbe d'accordo. No, ma poi infatti lo Yahweh dell'Antico Testamento non è proprio un Dio di grande amore, insomma, abbastanza incazzoso. Lo chiamavano il Dio degli eserciti. Esatto, il Dio degli eserciti era, quindi per carità. Quindi
che io sia Krishna, Buddha o altri nomi, io sono sempre lo stesso in realtà, cambio forma perché gli uomini cambiano forma, cultura e mi devo adeguare ai tempi e alle situazioni. È un sutra bellissimo che espone quindi una verità su Dio che è la stessa di quella che viene espressa in altre religioni. Ed ecco perché gli ebrei hanno il culto del Dio unico e molti di loro dicono: ma noi non dobbiamo convertire nessuno, perché il nostro Dio è lo stesso di tutte le altre religioni. E di fatto è così. È addirittura lo stesso degli egizi. E loro, non tutti chiaramente, non è che tutti gli ebrei poi sono colti allo stesso modo, però questo è il tipo di approccio che è corretto, che bisogna avere quando ci si avvicina all'ebraismo, non e pensare che questi hanno un Dio che è solo per loro, il popolo eletto. Eletto in che senso? Non certamente nel senso di essere stato scelto per poter massacrare gli altri popoli, insomma. Voglio leggere poi sugli ebrei altri due passi. Perché sì, loro si sentono il popolo eletto, ma è eletto un po' nella sfiga, nel senso che fino a prima che nascesse lo Stato di Israele erano stati perseguitati ovunque, sempre, per secoli. Poi, come è nel karma di molte persone o di molti popoli, si sono un po' rifatti. Quindi ora hanno esagerato in senso opposto, quindi sono loro che stanno massacrando e facendo carne di porco in Palestina dei palestinesi e in qualche modo si può dire che si sono ripresi quel potere che era stato negato per secoli, perché hanno i posti di comando nel mondo, che è una cosa che dal punto di vista karmico è quasi naturale, perché sono stati perseguitati per secoli e a un certo punto si sono presi la loro rivincita. Ma questo è un problema politico, non è un problema religioso. Dal punto di vista religioso c'è questo bellissimo brano che fa vedere il rapporto tra l'ebreo e Dio. Credo nel Dio di Israele. Anche stiamo parlando di uno che scrive prima della nascita di Israele, quindi quando il popolo di Israele si considerava in esilio e senza una patria, no? Credo nel Dio di Israele, anche se ha fatto di tutto perché non credessi in Lui. Credo nelle sue leggi, anche se non posso giustificare i suoi atti. Il mio rapporto con Lui non è più quello di uno schiavo con il suo padrone, ma di un discepolo verso il maestro. Chino la testa dinanzi alla sua grandezza, ma non bacerò la verga con cui mi percuote. Io lo amo, ma amo di più la sua legge e continuerei ad osservarla anche se perdessi la fiducia in lui. Dio significa religione, ma la sua legge rappresenta un modello di vita, e quanto più moriamo in nome di quel modello di vita, tanto più esso diventa immortale. Quindi è un Dio a cui si riconoscono anche delle cose che non vanno troppo bene. Allora, in sostanza, qual è il succo della conferenza di oggi? Poi faccio un altro discorso sulla parte storica e dopodiché lascio spazio alle domande se ce ne sono. Il succo è questo: per secoli ci è stato impedito l'accesso all'evoluzione spirituale, ci è stato impedito l'accesso allo studio di altre religioni, al poter prendere spunto da altre religioni per rafforzare le nostre credenze talvolta. Ma e questo perché? Perché più uno cresce spiritualmente, cioè più uno ha la sicurezza che questa vita non è l'unica, che la morte non è la fine di tutto, ma che non è una cosa da temere. E quando si ha la certezza, come dicono gli induisti, che tutta la vita è un lila, è un gioco di Dio, e tutte le cose che noi vediamo sono solo un velo con cui si copre la vera realtà, ecco, quando si ha questa certezza si perde quella schiavitù spirituale che abbiamo nei confronti del potere. Cioè l'uomo che è spiritualmente evoluto, un padre pio, un Buddha, un Dalai Lama, è libero sempre, è libero indipendentemente dalle condizioni fisiche esterne, quindi indipendentemente dal fatto che sia in galera o no, indipendentemente dal fatto che gli arriva in Italia
con una cartella da 500.000 euro che costringe l'imprenditore a chiudere l'azienda, e non avremmo, se la persona fosse consapevole della vita che c'è oltre la materia, persone che si uccidono perché hanno ricevuto una cartella che li manda in rovina, come capita e come sta capitando in questi ultimi anni in particolare, perché si saprebbe che quella cartella è solo una manifestazione esteriore, formale, è una forma con cui ci si manifesta l'esistenza, ma la mia vita continua ad andare avanti e continua ad andare avanti oltre tutto quello che mi può succedere dal punto di vista della forma. Paradossalmente si imparerebbe anche che quando si ragiona con questo modo di pensare e quando si approccia la vita in questo modo, spesso la cartella di Equitalia si trova pure il modo di annullarla in qualche modo, ma non dall'avvocato, nel senso che a quel punto le prove materiali non ci fanno più paura. Ma il problema è che noi viviamo in un mondo in cui chi sta al potere ha cura e consapevolezza di tenerci nell'ignoranza di tutto ciò che è spirituale, perché le persone tanto più sono spiritualmente ignoranti e tanto più sono controllabili, perché vivono nella continua paura di quello che gli può succedere dal punto di vista materiale. Quindi vivono nella paura di Equitalia, vivono nella paura per esempio delle minacce di morte per i poliziotti, i carabinieri, i giornalisti, avvocati che fanno magari lavori pericolosi, vivono nella paura di perdere il lavoro se magari non si piegano a certe realtà, quindi ti viene chiesto una cosa illecita dal superiore e dici ma se non la faccio però perdo il lavoro. La persona che invece è spiritualmente molto evoluta non ha questo timore, perché sa che quella cosa materiale che gli succede è solo una manifestazione formale di un qualcos'altro che sta oltre e che non, di cui lui non ha timore, perché alla fine non ha timore manco della morte. Infatti i più grandi santi, i più grandi mistici sono andati alla morte incontro tranquilli, non dico ridendo, ma comunque sereni. Cristo va incontro alla morte sereno, addirittura vogliono liberarlo i suoi apostoli, ma lui dice no, fermi, è ora che si compiano le scritture. Ora uno dirà vabbè, ma Cristo è Cristo, insomma era un po' superiore alla maggior parte della gente, questo potrebbe essere vero, forse no, ma comunque ce ne sono altri, c'è Jacques de Molay che fa rogo con sicurezza e si fa bruciare piuttosto che prendere certe posizioni e rinnegare determinate sue posizioni, c'è Giordano Bruno che si fa bruciare tranquillo, sapeva che lo avrebbero ammazzato e sapeva che andava alla morte, ma se ne frega, infatti prima di morire dice avete più paura voi della sentenza che mi state emettendo più che io, perché io, era sottinteso nel suo discorso, non ho paura della morte. Ecco, questo diciamo è lo stato di ignoranza spirituale in cui ci hanno tenuti. Allora vediamo un attimo come è stato possibile arrivare a questo. La parte storica si potrebbe approcciare da diversi punti di vista o da diverse epoche, per comodità, perché noi siamo abituati a studiare anche la nostra storia, no? Dall'anno zero, contiamo addirittura gli anni dalla nascita di Cristo, siamo nel 2015 dopo Cristo. Allora partiamo dalla nascita di Cristo. Quando Cristo arriva in Palestina non porta un messaggio particolarmente innovativo rispetto a quello precedente. La sua innovazione è in particolare quella di dare alle masse quelle conoscenze che erano state occultate fino a qualche tempo prima e che erano appannaggio solo dei sacerdoti e degli iniziati. Lui invece le dà a tutti, suddividendo poi i suoi insegnamenti in base al livello di evoluzione spirituale delle persone, quindi ci sono apostoli che hanno avuto accesso ad insegnamenti più segreti, altri a meno, ma non perché erano segreti, semplicemente perché non li capivano. Ma comunque lui predica alle masse e raccoglie attorno a sé non solo 12 apostoli, come dicono, ma centinaia di persone che lo seguivano ovunque. Il suo messaggio faceva paura. Perché faceva paura? Perché al potere, qualunque sia, in tutti i momenti storici, non dà fastidio che la persona aderisca a una religione o all'altra. La cosa importante è che non si ribelli al potere costituito e quindi segua le regole del potere. Il problema era che i cristiani, quelli veri, quelli che erano iniziati al vero messaggio di Cristo, non avevano più paura della morte, non avevano più paura di niente, in realtà non riconoscevano più certe violenze che l'autorità faceva.
in alcuni casi si rifiutavano di fare il servizio militare, di andare ad ammazzare altri quando gli veniva ordinato, quindi erano un problema per il potere costituito. Allora, a un certo punto che si fa? Era talmente veloce il diffondersi del messaggio di Cristo che Roma decide di fare l'unica cosa possibile per il potere quando un fenomeno non riesce a fermarlo con la violenza. E cioè, cosa fa? Se ne appropria. E dice: da questo momento il cattolicesimo, cioè scusate, il cristianesimo è la religione ufficiale dell'impero. Fino a quel momento i cristiani potevano professare l'insegnamento di Cristo nelle forme più varie, quindi c'erano per esempio ebrei, giudei, che erano anche cristiani, e poi c'erano cristiani che non erano giudei e conoscevano solo quindi il messaggio cristiano, ma le cose erano assolutamente amalgamate. A un certo punto, quando si fa il concilio di Nicea, si decidono quali sono le regole del vero cristiano e quali no. Quindi a partire dal concilio di Nicea in poi l'ebraismo si divide dal cristianesimo, quindi è il concilio di Nicea che crea l'ebraismo separandolo dal cristianesimo e crea un cristianesimo, cioè una religione che niente aveva a che fare con il messaggio di Cristo originario. Anche perché il messaggio più importante era l'amore, e l'amore incondizionato verso tutti, ama il tuo nemico. Invece il messaggio di Roma è sì, ama, ma ama solo quelli che praticano la tua religione e stermina tutti quelli che hanno un'idea contraria, quindi un concetto di amore un pochino, ma leggermente parziale, però con tanti meriti. Il vero messaggio di Cristo continua ad essere diffuso, ma continua ad essere diffuso in segreto. Ecco che abbiamo le prime comunità monastiche. Abbiamo San Pacomio all'inizio, poi abbiamo i Benedettini. San Benedetto e tantissimi santi fondatori di ordini monastici come San Francesco erano persone che il vero messaggio di Cristo lo conoscevano. E allora che cosa fanno? Fanno l'unica cosa possibile per non farsi massacrare, si fanno riconoscere dalla Chiesa, come dire, ma noi siamo una cosa a parte, noi lavoriamo per voi, però senza aderire alle vostre regole di corruzione, alle vostre ricchezze, senza ammazzare nessuno, facciamo voto, una serie di voti che ci impediscono di fare quello che fate voi, però siamo sempre cristiani, siamo sempre fedeli a Santa Madre Chiesa. In realtà San Francesco, ad esempio, era un cataro, e la madre, Caterina, si chiamava Catarina perché era una catara. Solo che cosa fa? Dal momento che i catari in quel periodo stavano in guerra con la Chiesa Cattolica, non erano in guerra, c'era la Chiesa Cattolica che era in guerra con i catari, li ha sterminati tutti, chiede il riconoscimento al Papa. E il Papa glielo nega, infatti, inizialmente. Quindi le cronache ufficiali del tempo e a tuttora continuano a raccontarci che il Papa poi ebbe un sogno e allora decise, non si sa perché, in base a questo sogno, decise che riconosceva l'ordine di San Francesco, quindi in ritardo decide di riconoscere l'ordine francescano. In realtà le cose andarono in modo un po' diverso e sono raccontate nel libro, ma adesso accenno solamente. Che cosa succede? San Francesco aveva l'appoggio di Federico II. Federico II, formalmente cristiano, formalmente cattolico, in realtà era un vero cristiano, uno di quelli che aderivano a quel messaggio che è contenuto nel Vangelo di San Giovanni, che vengono chiamati giovanniti, tuttora vengono chiamati così. Quindi c'erano dei seguaci, che erano seguaci di San Giovanni, che trovavano nel Vangelo di Giovanni il vero credo cristiano, che combattevano in segreto la Chiesa Cattolica. Quindi San Francesco era protetto da Federico II, Federico II fa un accordo col Papa e chiede che San Francesco venga riconosciuto, lui e il suo ordine. In realtà era un modo per non farsi ammazzare, sostanzialmente. Bene, quindi abbiamo i monaci, che sono i primi che cercano di portare il vero messaggio cristiano all'interno della Chiesa. Poi cosa succede? Quello che succede per ogni fondatore di religione, per ogni grande illuminato e grande maestro: alla loro morte si fa carne di porco dell'ordine del loro costituito e l'ordine degenera. Quindi, morto San Francesco, già i francescani cominciano a litigare e si dividono in due fazioni, di cui una, che
che voleva continuare a vivere in povertà e l'altra che invece voleva accettare le donazioni della Chiesa, i beni materiali, eccetera, che sono poi il preludio alla corruzione futura. I benedettini, morto San Benedetto, diventano un ordine corrotto. A un certo punto c'è bisogno della riforma cosiddetta Cluniacense per poter rimediare alle corruzioni precedenti, poi pure i Cluniacensi si corrompono e così via. Pensate che addirittura Ignazio di Loyola, il fondatore dei Gesuiti, Domenico di Guzman, fonda l'ordine dei Domenicani. Era uno che protegge i cadaveri, che cerca di fare di tutto per non fare nessun morto, e addirittura molti domenicani sono in realtà dei cadaveri che sotto mentite spoglie diventano cattolici per cercare di salvarsi la vita. Quando muore Domenico di Guzman, dopo 10 anni, che succede? Che i domenicani diventano il caposaldo dell'Inquisizione in tutta Europa. Quindi che cosa succede? È proprio nella storia dell'uomo che quando c'è qualcosa di buono il potere cerca sempre di corromperlo. Quindi corrompono il messaggio cristiano, corrompono tutti gli ordini che vogliono portare avanti il vero messaggio cristiano, però che va detto che quest'opera sotterranea di lotta contro la Chiesa Cattolica continua per secoli nelle società segrete di cui facevano parte Dante Alighieri, per esempio, e i suoi fedeli d'amore, che combattono estremamente il Papa. I fedeli d'amore, perché i fedeli d'amore? Non perché erano fedeli, come ci hanno insegnato a scuola, a quell'amore romantico verso la donna, un amore sostanzialmente da rincoglioniti, diremmo oggi. Erano grandi poeti ed erano fedeli all'amore di Cristo, ecco perché fedeli d'amore, fedeli al messaggio originario di Cristo, ecco perché fedeli d'amore. Combattono una lotta sotterranea, strenua, contro la Chiesa Cattolica. Nel 1500 assestano un primo colpo mortale alla Chiesa, col protestantesimo. Martin Lutero era un giovannile ed era un rosa croce. Danno con la riforma protestante la possibilità di far leggere ai fedeli direttamente le Sacre Scritture, per permettere un primo timido passo verso un'evoluzione spirituale. Manco a dirlo, oggi i protestanti sono peggio dei cattolici quanto a oltranzismo, quanto a fondamentalismo. Perché? Perché non c'è più Lutero, semplicemente quello, come quindi tutte le comunità religiose che si rispettano, pure quella degenera. Ma intanto un colpo mortale è stato sferrato, perché col protestantesimo si può dare accesso alle scritture a tutti i fedeli, uomini e donne, che tra l'altro le donne, poi particolarmente la donna, veniva proprio messa a rogo se metteva le mani sul libro sacro, sulla Bibbia, e l'uomo veniva solo scomunicato, quindi era un privilegiato, insomma. A un certo punto i Rosacroce e i Templari, quindi i Giovanniti, fondano la massoneria. La massoneria nel 1717 nasce come istituzione che deve combattere in modo feroce il cattolicesimo. Tuttora è un po' così, anche se poi adesso vanno anche d'amore e d'accordo su tante cose e si spartiscono il potere, però inizialmente nasce la Chiesa Cattolica con questa istanza di distruzione della Chiesa Cattolica. In effetti noi dobbiamo alla massoneria e quindi alla possibilità che vengano introdotte nuove idee religiose. È grazie alla massoneria che noi possiamo studiare il buddismo, che possiamo studiare l'induismo, che nascono comunità monastiche un po' in tutto il mondo, e oggi possiamo scegliere se andare da Hare Krishna a San Casciano Valdipesa, in un monastero buddista a Pomaia o a Santa Cittarama, oppure possiamo aderire all'Islam. Io sono potuto andare in moschea qualche settimana fa in modo tranquillo, nessuno mi ha detto nulla, nessuno mi ha chiesto nulla, sono stati solo gentilissimi a dirmi se avevo bisogno di qualcosa. E è possibile, in ogni città ci sono le moschee, quindi è possibile una maggiore libertà religiosa. Ovviamente questo mio discorso non presuppone che la massoneria sia la panacea di tutti i mali e sia il bene, perché come tutte le istituzioni si è corrotta nei secoli, e quindi oggi troviamo in massoneria il peggio del peggio che ci sia. Va detto che a questo punto quindi hanno diviso equamente il peggio tra il Vaticano e la massoneria, quindi i vertici sono corrotti allo stesso modo e sono diventati l'uno lo specchio dell'altro. Secondo quel principio, che è un principio esoterico, un principio spirituale, per cui ciò che combatti diventi. Quindi i Giovanniti, che erano la parte buona
del messaggio di Cristo sono diventati peggio talvolta dei loro avversari, quindi sono diventati quello che avevano combattuto per secoli. Quindi oggi i vertici di chiesa e di massoneria sono identici dal punto di vista della corruzione e dell'atteggiamento, anche delle modalità con cui esercitano il potere. Però certamente oggi c'è un grandissimo passo avanti rispetto al passato, cioè oggi si può fare una conferenza come questa, si può parlare di spirito, ci sono tantissimi libri spirituali in circolazione. Qualcuno dice, ma oggi c'è molta confusione. Vabbè, invece negli anni 50 c'era una chiarezza di idee, certo erano chiare le idee, cioè c'era il nulla, quindi capisco che in effetti qualcuno può dire che oggi c'è confusione, ma meno male che c'è questa confusione, almeno nel caos uno può trovare una sua strada, mentre invece fino a 30 anni fa non era possibile. Io ho potuto scrivere questo libro, l'ho potuto scrivere perché da 20 o 30 anni noi possiamo accedere a testi buddisti, induisti, li troviamo in libera vendita. Negli anni 60 non esisteva un testo buddista in circolazione, non parliamo anche dei testi ebraici, non era possibile, ti dicevano che eri un assassino di Cristo perché i giudei erano quelli che avevano ucciso Cristo, quindi sostanzialmente eri un eretico se andavi a leggerti un testo ebraico, che sono invece alcuni stupendi e di una profondità e anche di un'ironia, perché poi l'ebreo unisce la profondità all'ironia stesso, che è unica e che noi ce lo sogniamo. Quindi insomma è un'epoca nuova, in questo senso è un'epoca positiva in cui ciascuno può trovare la sua strada nel buddismo, nell'induismo, nel cristianesimo, in quello vero e non in quello che ci propinano a catechismo sostanzialmente, nell'Islam, oppure in un mix di tutto questo, perché se noi pensiamo che la religione universale è quella dell'amore, come dice Rumi, come dicono gli induisti e come dicono i buddisti, beh allora in effetti uno da qualsiasi religione può trarre uno spunto per fare un percorso spirituale e per evolvere personalmente. Io direi che ho chiuso qui, e se volete farmi qualche domanda, fino a che ora possiamo andare avanti? Ma però poi direi, sorprendiamoci, cogliamoci nell'atto di vedere, no? Questa cosa bellissima di cui ci ha parlato, fonte di una grande riflessione. Allora avrebbe così da dire, ricordate le due immagini della religione, della persona seduta sulla montagna che possiede, viene verso il basso. E quello che invece mi diceva la spiritualità, interpretati in quest'epoca in modo così lontano, così diverso, come alla base un respiro, come il Chi cinese, il grande Chi, l'energia spirituale, che in realtà è solo del vapore che sale da una pentola di riso che sta bollendo, questo è il significato del Chi, quindi alla base della cosa. Ma c'è un'altra via, ed è per questo che questo libro si può presentare così, intitolandosi in un modo quasi sconvolgente in quest'epoca, si è stato molto per ragione intitolarlo Le religioni. C'è un qualcos'altro, non c'è più una montagna, non c'è più qualcuno che contempla una montagna, ma c'è l'unione, non c'è più il dualismo, ma c'è l'uno, e c'è qualcosa che travalica l'uno. I cinesi lo chiamerebbero Tao, noi gli abbiamo dato il nome di Dio, ognuno gli dà un po' il nome che vuole, ma in realtà è esattamente questo, non c'è più la montagna, forse c'è la quadratura del cerchio. E su questa cosa bellissima che parlavi della libertà di cui noi abbiamo un po' accesso, io volevo solo citare, in realtà una sorta di domanda, una frase del Brahman che dice: sbaglia i suoi calcoli chi mi esclude, perché quando da me si invola io sono le ali, nel dubbioso io sono il dubbio, sono l'inno che il Brahman canta. No? Bella, sì. E in questo, che forse questa grande libertà, ci sono queste frasi che ci fanno riflettere che anche le ali per cui ci allontaniamo, che usiamo per allontanarci da Dio, per avvicinarci, per scappare, per fuggire, effettivamente ci sono date. Cosa ne pensi? Guarda, hai detto una cosa diciamo sì, curiosa, posso dire una curiosità, no? Hai detto il titolo è coraggioso, Le religioni. Perché in effetti quando uno sente il termine religione pensa a una cosa pallosa, e infatti sto libro non lo compra nessuno.
perché mi dicono ma le religioni, ma che cazzo. Addirittura ho fatto una conferenza qualche giorno fa, allora c'erano tutti i libri sulla massoneria e poi c'erano tutte le copie del libro sulle religioni. Allora, copie vendute del libro sulle religioni, zero. Ne ho vendute invece tipo 15-20 del libro sulla massoneria. Perché la gente ha questa idea. Poi chi legge il libro dice ma questo è il contenuto effettivamente è molto particolare. Infatti c'è gente che dopo averlo letto ha cominciato a praticare il buddismo, c'è chi ha cominciato a praticare la meditazione, c'è gente che dopo averlo letto ne compra 10 copie perché le regala magari a tutti, però di fatto in effetti è stato un coraggioso. Infatti qualcuno dice ma devi cambiare il titolo, ma io di religione parlo, quindi come lo chiamo? Non saprei come altro intitolarlo, però effettivamente anche questa grande manipolazione dell'informazione che viene fatta, oramai il termine religione, ed è per quello che io ti ho detto, secondo me quello che mi ha dato questo libro è stata una riflessione sui termini. Qui io sono una confuciana, quindi per me il termine è importante. Se pensiamo che Confucio, che era un gran rompiscatole, un giorno uno di questi reucci a quale lui cercava di andare a portare il suo sapere, in un momento in cui la Cina era divisa, il grande impero era diviso tra mille piccole staterelle, che si è sempre parlato di scatole, fammi capire, ma se io ti facessi diventare imperatore, se io ti dessi il potere che diventassi re, tu che cosa faresti? E lui diede una risposta fantastica, dice io farei la rettifica dei nomi, perché il re sia re, sia padre, la madre sia madre, il figlio sia figlio, servo sia servo, e quindi a questo punto potremmo dire che la religione sia religione, perché finalmente questo termine non ci spaventerebbe più così tanto, perché tutti i media, tutta la politica e buona parte dei libri che abbiamo letto, che abbiamo studiato, anche che ha affrontato un percorso di studi sulle religioni, ecco che in questo momento religione ha un'accezione quasi negativa, la leghiamo a qualcosa di negativo, e quindi leggere un libro sulla religione sembra quasi diventare fare un processo opposto alla libertà, sembra chiudersi e non aprirsi. Sì, esatto. Quindi questo è fantastico. È la cosa opposta, ma se ci sono delle domande, se avete delle... Nessuna? Io volevo chiederti una cosa. Si può alzare e parlare un po' voce alta, così sentiamo tutti. Una cosa. Beh, casomai io ripeto la domanda, comunque, dimmi. E del messaggio che sta portando il Papa adesso? Allora, il messaggio che sta portando il Papa adesso... Allora, dal punto di vista oggettivo, cioè del messaggio puro e semplice, è il messaggio più innovativo e più bello che sia mai stato portato da nessun papa. Talmente innovativo e coraggioso che ci sono due correnti di pensiero. Qualcuno dice, è talmente bello il suo messaggio, talmente innovativo e talmente coraggioso che prima o poi lo fanno fuori, se è in buona fede. Qualcun altro dice... Sapete, la mentalità complottista si insinua proprio ovunque, non sempre, allora avete sempre questo è troppo buono, quindi allora, però cioè, non lo so ovviamente dove sta la verità. C'è qualcuno che dice il messaggio è innovativo e coraggioso perché irretirà le masse e a un certo punto tirerà fuori dei messaggi talmente pericolosi che la gente non lo distinguerà più come pericoloso. Io parto sempre dal principio della buona fede e voglio sempre vedere, mi piacerebbe vedere il bello e il buono, quindi speriamo che sia la prima versione e speriamo anche che non lo ammazzino, quindi serve buona fede, altrimenti staremo a vedere. Comunque indubbiamente dal punto di vista del messaggio nessun Papa aveva mai detto cose così forti in sedi istituzionali. Poi e il Papa, ne dico solo due dei messaggi che mi ricordo, al Parlamento Europeo disse la vostra economia sta uccidendo, è un'economia questa, e questa quindi che viene sponsorizzata dall'Unione Europea con delle leggi assurde, liberticide dell'economia, quindi è un'economia che uccide, contraria allo spirito, e questo è un messaggio che nessun Papa aveva mai detto in una sede istituzionale. E poi dal punto di vista religioso in Italia non l'hanno detto perché è troppo forte come messaggio, ma in Argentina questo messaggio è passato in un'intervista, lui ha detto il cristianesimo deve smetterla di fare proselitismo con la violenza e con la sopraffazione, il cristianesimo deve attrarre persone per attrazione, cioè le persone dovranno venire alla chiesa perché la chiesa lancerà un messaggio positivo, non perché noi li convinciamo come hanno fatto nei secoli scorsi a suon di mazzate e di tagliate di testa.
E questo è un messaggio molto forte, deve convincere per attrazione, no, e non perché è l'unica vera religione. Beh, insomma, un messaggio è comparso sul settimanale argentino Viva, se non mi ricordo male si chiama, però in Italia non è andato, però è comunque fortissimo. Altre domande? Tempo ci ha messo a scrivere questo libro, visto che richiede sicuramente una preparazione di anni e anni. Quanto tempo ci ho messo a scrivere questo libro? Anni e anni. Nel senso che la stesura materiale mi ha richiesto qualche mese, però ovviamente io per anni ho letto libri spirituali, quindi qui c'è un po' il riassunto, diciamo, di tutta la mia storia spirituale, da quando sono piccolo, se vogliamo. Tutto quello che mi è stato insegnato dai miei genitori cattolici, avevo un zio prete e una madre laureata in teologia, e questo ha fatto parte della formazione ed è venuto, e poi diciamo è confluito questa mia esperienza in questo libro. E poi devo dire che qualcuno mi ha detto che è il libro più bello che abbia mai letto in vita sua, e io potrei dire che è il libro più bello che ho scritto, ma anche che ho letto, ma perché ho fatto una cosa molto particolare. Io negli anni, per circa 10 anni, quando leggevo un libro spirituale molto bello, mi trascrivevo le frasi più belle. Io molte di queste frasi le ho rimesse poi nel libro, quindi il libro è fatto con una parte di spiegazione, no? Di concettuale, e poi di alcuni piccoli brani o frasi come quelle che vi ho letto, che sono quelle che io ho negli anni visto come più belle, più poetiche, più efficaci, e quindi effettivamente ci sono dei passi che secondo me sono bellissimi, però per mia fortuna anche secondo molti che leggono. Quindi quando effettivamente mi è stato detto, e questo lo potete trovare su Facebook, chi mi segue, o insomma è una cosa, diciamo, non sto mentendo su questo, ci sono nomi e cognomi di persone che mi hanno dato questi giudizi, insomma li potete trovare nella mia bacheca Facebook. Effettivamente quando mi dicono è il libro più bello che ho letto, io rispondo sì, non è però quello più bello che ho scritto, è quello più bello che ho trascritto, perché le parti belle non sono mie, nel senso sono prese da altri, però ho preso dei libri di una bellezza tale che molte persone infatti rivalutano alcune religioni. C'è un lettore che mi ha detto, per esempio, è talmente bello e talmente spieghi con amore tutte le religioni che non si sa quale convertirsi. Quindi che era poi il mio obiettivo, cioè far vedere l'Islam, la parte bella, la parte d'amore dell'Islam, far vedere la parte bella d'amore dell'ebraismo, anche perché vedete, io negli anni sono sempre andato molto anche a sensazioni, no? Quando anche ero cristiano io vedevo un monaco buddista e mi affascinava la sua pacatezza, la sua dolcezza. Poi vedevo Hare Krishna, l'incontravo nella sala, ci ho parlato spesso, sono andato nel loro centro e mi piaceva tantissimo quello che dicevano, il messaggio che portavano, come si atteggiavano, come si comportavano. Poi vedevo talvolta dei rabbini ebrei e ugualmente mi piaceva come parlavano, come si rapportavano con me. Anche preti, c'ho un prete che si chiama Josy Cento, che va in giro a cantare canzoni, ha fatto un sacco di LP. Un giorno gli ho telefonato e gli ho detto: senti, io le adoro le tue canzoni, sicuramente tu vai in giro per l'Italia a fare questi concerti e ti stanchi, ti guido io la macchina e ti accompagno. Per poter sentire lui quello che diceva, quello, per sentire le sue canzoni, per poter respirare un po' della sua aria. Quindi io a sensazione ho sempre trovato nel buddismo, nell'induismo e nelle altre religioni, ma nelle persone, ovviamente non nelle altre religioni in sé, ma nelle persone che amavano la loro religione, ho trovato un po' la stessa spiritualità. E volevo capire non quello che mi dicevano su quei libri demenziali che sono stato costretto a leggere di religione, ma volevo capire dalle persone che quella religione l'amavano e la praticavano. E quindi ho spesso parlato anche con le persone che incontravo per strada di religione. Ad esempio c'è un islamico che fa il kebab e io andavo a mangiare il kebab da lui. Un giorno gli ho detto: ma Ahmed, si chiama tutti Ahmed, la metà si chiama Ahmed, dico: ma Ahmed, cioè tu fai il kebab più buono di tutti gli altri, eppure gli ingredienti sono gli stessi, quindi che c'ha di diverso?
E lui mi ha detto, nell'Islam c'è il concetto di baraka, amore per Dio. Io le cose non le faccio per vendere le cose che ho o per servire te, io servo Dio, perché in te vedo Dio e nel lavoro che faccio vedo un servizio a Dio, ecco perché tu il mio kebab lo trovi più buono degli altri. Va detto che io, che spesso andavo dopo le lezioni che facevo, dopo altri impegni di lavoro, a mangiare lì da lui, ho visto spesso che arrivavano persone indigenti e lui dava da mangiare gratis. Oh, ma in un modo così dolce, così gentile, che mi ha fatto innamorare del suo concetto di religione, mi ha fatto approfondire l'Islam. Mi ricordo in particolare uno che venne e disse, io ho solo un euro, cosa posso comprare con un euro? E lui gli disse, guarda, oggi costa tutto un euro, anche il kebab, quindi ti posso dare il kebab a un euro, perché gli costava 3,50 euro. Dopodiché dice, e col kebab c'è una lattina in omaggio. Cioè, pensate, no, che bel modo, no, di sempre lo stesso tipo. Un giorno stavo lì, arriva uno che dice, sempre non mi ricordo, non c'era soldi o ce ne aveva troppo pochi, e io gli dissi, guarda, dagli quello che vuole e poi lo pago io. Allora questo mi ringrazia, questo tizio, lui gli taglia la pizza, gli dà da bere, e poi questo va via, io pago, dico, quant'è? E lui mi dice, 5 euro. No, dico, anche per lui? No, a lui lo offro io. Io non so quanti commercianti italiani avete visto fare cose così, ma io devo dire mai, cioè proprio mal che vada ti fanno un po' di sconto. Io atteggiamenti così degli italiani non ho mai visto, e ho capito che era la religiosità che gli infondeva questo amore per gli altri, quindi ho avuto un po' di difficoltà a vedere gli islamici come intolleranti, guerrafondai che tagliano le teste, perché io ho conosciuto solo islamici così, e quindi ho approfondito la parte bella di tutte le religioni. Ne sono sempre stato innamorato, in realtà, della parte religiosa di questi personaggi che ho sempre visto. Poi alla fine ho aderito al buddismo, ma per una ragione pratica, perché alcuni tipi di buddismo sono talmente veloci da apprendere, cioè che tu cominci, da subito cominci a migliorare la tua vita, poi dopo il resto, la teoria viene dopo. Molte tradizioni religiose richiedono comunque un approccio teorico, ad esempio il buddismo tibetano richiede tutto un approccio teorico che non è facile da trovare il tempo e la voglia di affrontare, ma alcuni tipi di buddismo ti metti lì, cominci a recitare un mantra, cominci a vedere che tipo di conseguenze hai e la tua vita comincia a cambiare e comincia a approfondire. Però questo, cioè alla fine ho visto che tutte le tradizioni religiose portano allo stesso risultato e soprattutto spesso hanno gli stessi mezzi. L'applauso, mi è sembrato spontaneo per la prima volta, quando vado alle conferenze mi sembra sempre un pochino forzato, questa volta mi è sembrato spontaneo. E adesso dove ti porterà questa tua ricerca? Perché vieni dal sistema massonico, una cosa abbastanza difficile, con scrittura molto intensa, 3 volumi. Ma in realtà questo ti serve quasi per rispondere di più. No, io sono, questa qui non è una cosa diversa da quello che ho fatto. In realtà, occupandomi di massoneria, di delitti, di stragi, è come aver immerso le mani nel peggio del peggio che esiste nel mondo. A quel punto io, che comunque cerco sempre di vedere in positivo le cose, non ho detto, Dio, in che schifo di mondo viviamo. Mi sono detto, aspetta, se è sta merda, comunque ci deve essere qualcos'altro di positivo. Non solo, ma poi un tale disastro a livello mondiale, dal punto di vista politico, dal punto di vista economico, eccetera, deve avere una ragione storica, cioè deve avere delle ragioni profonde, che non è semplicemente Renzi sta governando male, i comunisti hanno rovinato l'Italia, questi ragionamenti non valgono, perché tra l'altro in tutto il mondo è la stessa situazione più o meno. Quindi sono andato alla ricerca delle origini di tutto ciò, dal punto di vista storico e però anche spirituale, e non si riesce a capire l'attuale società se non si capisce appunto il problema spirituale. Quindi io in realtà questo libro lo considero un po' il proseguimento degli altri, ed è certo, fa parte del mio cammino, che è stato, ma già chi legge i libri sulla massoneria trova un cammino in quei 3 libri, nell'ultimo ci comincia a essere le spiegazioni spirituali, e infatti chi legge i primi 2 libri dice sono libri che ti gettano nel terrore. Il terzo molti mi dicono, no, beh,
È un libro che lascia speranza. Infatti mi ricordo il correttore di bozze della Uno Editori, no, che gli è piaciuto molto sia il primo che il secondo, il terzo mi ha detto: guarda, il terzo è fantastico, è un libro pieno d'amore, finalmente, dopo tutte quelle stragi e quei morti, insomma, c'è anche qualcos'altro. Poi però il passo successivo è stato spiegare meglio il problema religioso, perché in effetti è il problema più grosso dell'umanità. Le guerre ce le presentano come guerre di religione, il conflitto con l'Islam ce lo presenta come un conflitto religioso. Nei primi tre volumi ho spiegato come in realtà il conflitto sia economico, perché l'Islam ha un'economia che, se venisse dei principi economici, diciamo meglio, dei principi economici che, se applicati alla nostra realtà economica, potrebbe risolvere il problema della crisi economica in un giorno, senza neanche cambiamento di leggi, semplicemente che il loro sistema bancario venisse applicato qui. Ripeto, senza cambiamenti legislativi, è un sistema semplicissimo che può essere applicato dall'oggi al domani e frutterebbe a tutti, frutterebbe gli imprenditori, porterebbe frutti a chiunque, ma non si vuole che il sistema economico islamico impatti con il nostro, e quindi ecco la guerra, e ce la presentano con un motivo religioso, ci tengono nell'ignoranza religiosa per permettere quello che fanno. E allora ho capito che il problema è sia economico, è politico, ma è anche religioso, cioè c'è proprio un problema di informazione religiosa alla base, grazie anche ai rapporti poi con mia madre, la laureata in teologia, che mi diceva che pratichi il buddismo, che è una religione satanica, e ho detto: vabbè, forse c'è bisogno di spiegare qualcosa. Poi una volta, mi ricordo, discutendo, disse: no, perché il buddismo poi non crede in Dio, è la religione del nulla, voi puntate al nulla, al nulla. Ma dico, ma stiamo scherzando? Ma cioè, c'è un'ignoranza in materia, anche da persone che dovrebbero invece avere una gran cultura, che mi ha fatto dire: c'è un problema religioso, scriviamo un libro sulle religioni, che appunto non mi si fila nessuno, ma insomma si fileranno.